Oggi è un giorno particolare. Alle 7:30 della mattina in via Bettinazzi, il sottoscritto è uscito dal ventre di mia madre. 1927, 27, 90 anni. La cosa fa un po' di emozione, per la verità, perché vago chino, mi sto avvicinando verso la terra, pian piano. Cerco di chinarmi il meno possibile, cerco di resistere, ma mi sto avvicinando. E è un'emozione, perché 90 sono 90, non avrei mai pensato di arrivare a questa età. Allora, l'altro giorno, tempo fa, a Malé c'era una signorina che faceva delle inchieste sulle persone anziane. Allora l'ha fatta una, poi l'ha fatta un'altra, poi si è avvicinata al sottoscritto. E mi ha detto, dice, lei vedo che è anziano, dice, posso sapere quanti anni ha? Dico, signora, se che dico gli anni che godico, ciapo spavento, che dico solamente che sono nato nel 1927. Ma non è possibile, ma come posso avere? Ma dice, e come ha fatto ad arrivare a questa età? Cara signora, io non saprei dirgli, sono arrivato. Ma una delle cose principali è la casualità, perché sa, uno potrebbe essere stato investito, potrebbe essere successo, quindi la casualità ha giocato a mio favore, perché indubbiamente qualche volta forse avrei potuto anche andare dall'altra parte, ma insomma, non sono andato dall'altra parte. Dice, ma sì, dice, ma lo so, il suo stile di vita, signorina, guardi, è difficile che io dica. Ma dico, guarda, signore, io non ho mai fatto sport. Ah, non ho mai fatto sport, non mi guarda, signore, con lo sport ho avuto sempre un pessimo rapporto. Sono andato in barca a vela perché ero seduto col timone, ma per il resto, guarda, calcennis, ho fatto un po' di tennis, ma non è mai stata, ecco, passeggiate, sì, ecco, un po' in montagna, ma insomma non sono stato uno sportivo. E l'alimentazione? Beh, dico, guardi, su quella devo dire la verità, che insomma non sono mai stato un grande mangiatore, sì, mangiato, ma insomma non sono stato un grande mangiatore. Dice, ma e per il resto, dice, ma guarda, io credo di aver fatto una vita normale, io non so dire che signorina, perché e poi descrivere che, dice, ma sì, ma con qualche particolare. Boh, quale particolare? Io non ne ho avuti particolari. E sono arrivato qua, dico così. Dice, ma si sarà sposato presto? No, dico, quel dico non mi sono sposato presto. Mi sono sposato che avevo già 47 anni, 47 anni, però, dice lei, coro, figli, sì, ho due figli, eccetera. Ecco, dico, guardi, ecco, questo potrebbe essere un motivo. Dice, ma perché? Perché da quando mi sono sposato non ho mai potuto fare il vecchio. Perché se solamente osavo dire. Ma veramente, i miei figli, papà, per piacere, non fare il vecchio, mia moglie, che insomma, ha 47 anni per avere figli, non per sposare una che aveva 20 anni meno di me. E quindi, insomma, neanche mia moglie non ha mai potuto dire che sono vecchio, no? Quindi sempre giovane, e tante, eccetera. Questo può forse avermi aiutato. Tanto è vero che a mio figlio, quando a scuola ma il tuo papà è vecchio? Matteo gli ha risposto, no, cari signori, mio papà non è vecchio, è antico. Perché probabilmente in casa senti a parlare, sai, dei mobili vecchi, mobili antichi, che l'antico è di pregio, il vecchio no, probabilmente mio figlio, pensando di dire che è antico, insomma, antico è una roba diversa che il vecchio, perché un quadro antico, insomma. Ma ecco, forse quello, ma anche direi, forse, non so, lo spirito. Oggi nel dirvi che ho 90 anni, onestamente guardate, dentro non me li sento. Se dipendesse da me sarei a Roma a fare la rivoluzione, se dipendesse da me. Se dipendesse da me farei tantissime cose. Ma mia moglie mi dice sempre, sta attento Carlo di non essere ridicolo. E forse ha ragione, io non lo so. Anche in queste trasmissioni mi auguro di non essere stato ridicolo, di non aver fatto delle cose che possono aver destato ilarità o pensare che un po' di Alzheimer, tutto sommato, il Tamanini è lo ha. Altro non posso dirvi. Alimentazione, ripeto, non sono mai stato un grande mangiatore, in quel senso lì. Ma io penso alla casualità. Io
io penso molto alla casualità, e forse anche al DNA, perché io ho degli ascendenti da parte della mia nonna, cioè della madre, di mia madre, che è una famiglia di longevi, onestamente sì, perché già allora, quando non c'erano gli antibiotici, ho avuto una nonna, cioè la madre di mia nonna, che è morta, che aveva 102 anni, e un'altra zia, sempre dalla parte di mia madre, che è morta, che ne aveva quasi 100. Ecco, può darsi che ci sia una certa, nel DNA, non so dirvi il perché. E quei due individui che voi vedete, non li vedete, ma li vedo io, mi ha fatto un cartello adesso. Dammi il chi quel cartello lì, per piacere. Portalo qua. Portalo chi? No, perché sono carini, sapete, ma che dolengue sacrileghe. Cosa mi hanno dato? Se ho avuto uso di farmaci segreti. No. Ho adoperato i farmaci, ecco. Ah, una cosa mi sono permesso di dire, che con la signorina, non ho mai preso prodotti omeopatici. Non mi sono mai curato con la fitoterapia e non mi sono mai curato con medicine strane, yoga, tutte quelle robe lì. No, non ho mai preso quelle cose lì. E vi dirò che adesso, per esempio, che sono stato in crociera, credo che tutti lo sappiano, lo vedano, io ho problemi di schiena perché non è che cammino molto dritto, nonostante che tutti i miei nipoti, ma no, non stai su dritto, se fu sbondo e stato dritto, sarebbe una bella roba, ma sto leggermente chinato. Ecco, in crociera prendevo diversi farmaci. Allora, visto che volete sapere che cosa prendo la mattina: una pastiglia per la pressione, una pastiglia perché a forza di incazzarmi ho la gastrite da una vita e adesso ci sono dei farmaci per cui i bruciori di stomaco non li ho, e basta. Ma in crociera prendevo un farmaco per i dolori la mattina, un mio rilassante tipo l'Exotan, di qui gli ansiolitici, perché gli ansiolitici non sono solo incazzate, ma rilassiano anche i muscoli, siccome uno che ha il mio problema ha i muscoli naturalmente in tensione, in quella maniera si rilassano. E la sera un altro farmaco antidolorifico, però con la nuova tecnica, le nuove teorie, non più con alti dosaggi, ma con bassi dosaggi, perché oggi si ritiene che non è sempre necessario prendere gli alti dosaggi, perché anche con i bassi dosaggi si può ottenere lo stesso. E allora questi mi hanno aiutato, ma non uso farmaci segreti, e neanche a quel che voi do per sé, perché non li ho mai adoperati, tanto perché cosa. Sono qua. Ecco, quest'anno vorrei concludere, perché sui giornali non ho più scritto, perché non vuoi fare la fine dell'Agnini. No, perché dopo l'Agnini, quando si passa una certa età, bisogna, credo, avere il coraggio di tirare i remi in barca. Che cosa vi posso dire? Che ogni tanto però mi viene in mente quello che mi diceva sempre Silvio Santoni Bacom, di fronte alla casa, per chi non lo sapesse, io abito in via Bettinatti, e di fronte c'è la casa di questi Baconi, perché loro coltivavano i bachi da seta, allora di soprannome li chiamava Baconi. E il Silvio si sedeva fuori su due pilastri, nella casa di questi Santoni ci sono due paracarri, se puoi, e lui si sedeva su uno di questi. Io quando passavo ero giovane, come va la Silvio? Com'era Silvio? Insomma. E un giorno il me disse, caro mio, non stava già più bene, caro Carlo, disse, i giovani i pol morir, i vecchi i deve. Ecco, devo dire la verità, che scherzando, ma ogni tanto il sottoscritto ci pensa, perché fino a quando, 90, c'è un limite, e questo onestamente può determinare alle volte un po' di maggior riflessione e qualche volta un po' di malinconia.